su Brooke Haven tortureremo le persone perché gli copieremo le loro case per vedere come reagiscono. Userò anche i props per copiarle al 100% e voglio vedere se questa cosa dà fastidio alle persone oppure no. Ho trovato questa casa che ha addirittura i props dentro, quindi perché no, copiamola al 100%. Ma prima dobbiamo vedere proprio com'è fatta questa casa. Sto suonando alla porta. Salve, buongiorno. Che c'è? Mamma mia, arrabbiatissima. Posso entrare? Sono la tua nuova vicina. Dai, fammi entrare. Ah, e che vuoi? Allora gli scrivo: volevo che ci presentassimo, ovviamente. Dai, perché non mi fa entrare? Ah, ok, aperta la porta, forse posso entrare. Ok, piacere, ottimo. Dobbiamo adesso guardare tutta la casa. Beh, cominciamo dal fatto che qui ci sono delle luci. Facciamo una foto. Perfetto, abbiamo la foto qui. Vuoi vedere la casa? Io ho scritto che mi piace molto. Se mi può fare un tour, così se mi fa vedere tutta la casa, io posso benissimo copiarla identica. Sì, ok. Oh, ok, qua ci sono altri prop. Nel magazzino ha questo tendone rosa. Ora la riempiamo di complimenti. Wow, che stile che hai. Poi voglio vedere come si arrabbia quando io lo copierò. Qui è per i pigiama party. Ah, ok, tutto chiaro adesso. Grazie, prego, prego. Ok, adesso siamo al secondo piano. Ottimo, qua ci sono due palloncini. Uno qua e un altro qua colorati. Questa è la camera da letto. Bellissima, wow. Non vedo l'ora di copiarti tutto, tutto. Ti piace? Vogliamo fare una festa qui? Sei bravissima, ma ora devo andare. Ah, di già? Beh, certo, ragazzi. Devo andare. Sì, devo sistemare casa, gli dico. Ok, visto che siamo vicine, che ne dici dopo di vedere la casa? Sì, mi ha detto, poi voglio vederla. Perfetto, ragazzi. Sì, allora ragazzi, adesso dobbiamo prendere una casa accanto a lei e copiargliela tutta. Abbiamo fatto tutte le foto ai punti della casa. Adesso dobbiamo prendere la casa il più vicino possibile. Eccola qui, la prendiamo proprio al 18, così saranno completamente identiche. E cominciamo dal copiare che casa è. Dovrebbe essere questa, però versione rosa. Ok, cominciamo col cambiare il colore. Il colore della casa della ragazza è fucsia, quindi selezioniamo il fucsia. Dovrebbe essere praticamente questo, ragazzi, e abbiamo tutta la casa al di fuori uguale. Qui c'erano le luci ed erano esattamente quelle a cerchio. Perfetto, oh mio Dio, ragazzi, sto copiando la casa, non ci posso credere. Sarà in comoda nera, secondo me. Intanto avevo già capito che era una persona molto calma. In questa stanza c'è la sua camera da letto, dove aveva esattamente un palloncino qui e un altro qua. Oh mio Dio, sta venendo troppo uguale adesso. Anzi, non era proprio attaccato alla lampadina, ma esattamente così, come nella foto che abbiamo scattato. E infine qui c'era la tendina per il party di sole. Ragazze, cioè raga, io veramente la sto copiando completamente tutta. La devo mettere anche posizionata benissimo, proprio come l'aveva messo lei. Oh, identica. Ragazzi, vi piace la mia casa? Raga, ma sono identiche. Non capisco più qual è casa mia adesso. Cioè, casa sua, cioè chi è quella che l'ha copiata adesso? Lei, ovviamente. Oh mio Dio, sta suonando a casa ed è super arrabbiata. Ecco, manco è entrata e ha detto: mi hai copiato casa mia. Ciao vicina. Io la saluto normalmente come se non fosse successo niente. Ti piace casa mia? È bella, vero? Le luci. È uguale, ma non è vero. Ma cosa dici? Guarda, sta controllando tutte le stanze. Aspetta, aspetta, gli devo scrivere questa cosa. Questa è la stanza per i pigiama party per sole, ragazze. Ti piace? Per i pigiama party. Sei una copiona. No, no, non è vero, scusami. Sei una copiona, è tutto uguale. Ma quando mai? Scusami, cioè, questa è casa mia. Ma come ti permetti a venire a casa mia a dire una cosa del genere? Scusa, non siamo più amiche. Senti, al massimo mi hai copiata tu. Guarda, sei tu la copiona. Io! Gli ho scritto: non hai inventiva. È perché tu non sai fare le case, allora copi tu me. Cosa sta dicendo? Sta sclerando, raga. Non capisco più niente. Se, no, io non ho copiato. Sei tu che hai copiato. Che hai copiato me. Perché non sai farle. E la mia, comunque, è pure più bella. Non è vero, tu hai visto casa mia. Come fa ad essere più bella se è la stessa? Sì, sì, vabbè. Sei solo gelosa.
Io mi sarei ammazzata. Io se fossi stata lei mi sarei colpita violentemente, veramente. Tu sei stupida e pure cattiva. No, ma come stupida e anche cattiva? Vai via da casa mia, copiona. Ah, adesso voglio proprio vedere cosa succede. Ovviamente, ragazzi, non voglio farla veramente arrabbiare. È solo per un video, però sta ha cambiato il colore della casa. No, raga, secondo me adesso vuole cambiare tutta la casa e indovinate chi gliela copierà di nuovo. Senza farci vedere, ragazzi, allora il primo oggetto è questo, sono questi laser qui. Poi, sempre guardando da qui, abbiamo il coso per truccarsi e lo specchio di fronte. Ottimo, adesso vediamo se riesco ad arrampicarmi per vedere se ha messo qualcosa sopra. Anziché non mi ha bannato... Guarda che sono stupida però che non riesco a salire. Anziché non mi ha bannato... Oh, ok, ha messo i palloncini... Oh mio Dio, è qui. Palloncini davanti la porta. Ok, ottimo. Non credo che possa metterne altri. Forse l'ho visto. No. Vediamo se si affaccia dalla finestra. Non spiare. Mi ha detto che non devo spiare. E invece io le ricopierò di nuovo tutta la casa. Allora, questo blu che ha messo è molto difficile. Che blu è? È tipo qualcosa sul violetto. È molto più chiaro di così. Sono riuscita benissimo a ricopiarlo. Non ci posso credere. Ok, poi dobbiamo modificare tutta la casa. Qui c'era ovviamente il laser. Sicuramente messo per me perché voleva che io non entrassi. E invece le sto ricopiando la casa. Qui ci sono... C'è praticamente un'unica foto da vedere, che è praticamente sia lo specchio che il posto dove si ci trucca. Se non sbaglio, il posto dove si truccava era messo qui. E poi se ne mettiamo un altro di fronte, dovrebbe essere lo specchio. Oh mio Dio, ragazzi, io se fossi lei in questo momento mi verrebbe da sclerare e buttarmi da qualche parte. Infine, l'ultima foto sono i palloncini, che prima erano all'interno, ma adesso sono fuori e con i cuori, perché ci dimostrerà tanto amore quando rivedrà che è la sua casa. Non ci credo. Oh, è già qui di nuovo. Senti, ma come ti permetti? Sei proprio brutta. Sentalo di nuovo per copiarmi la casa. Oh mio Dio. Ma ce li hai degli amici? No, purtroppo sono sola. Ma mi hai chiesto se ho degli amici perché vuoi copiarmeli? Scommetto di no, perché avessi di meglio da fare. Sì, vuoi copiarmi anche quelli, vero? Mamma mia, è arrabbiatissima. Ti piace la mia zona trucco che ho inventato assolutamente io? Mi sta insultando male contro un sacco di parolacce. Lasciami stare, non voglio parlare con te. Le sto copiando anche quello che scrive tu. Lasciami stare. Cambia subito la casa. Sono stanca. Oh mio Dio, che sta facendo? Mi sta griffando. Non ci posso credere. Sapete cosa? Visto che abbiamo le case uguali, facciamolo anche lei. Dobbiamo aggiungergli le stesse identiche cose. Guardate, è proprio soddisfatta di quello che ha fatto. Ma visto che abbiamo le case uguali, non possiamo... Ah, guarda, l'ha chiusa. Ma ti pare che non entro? Guarda che entro lo stesso, Raga, lo sto facendo identico a come l'ha fatto lei. Anzi, no, un po' più dentro questa qui. Perfetto. Poi ne abbiamo un'altra qui, un'altra qui. E tranquilla che entro dentro, perché... Eccoci dentro. Dobbiamo comunque essere uguali, giusto? Abbiamo tutto il tempo avuto le case uguali. Adesso dobbiamo mettere queste qui, no? Oh mio Dio, vediamo un attimo come reagisce. Raga, sono rovinate anche in modo identico. Guardate, oh mio Dio. Allora, mi hai copiato anche il griff. Non ti sopporto più. È uscita. No, l'ho fatto così tanto arrabbiare. Beh, almeno non c'è nessuno che mi può copiare la casa in questo momento. Mamma mia. La prossima casa che copierò è di questo ragazzo qui, che si chiama Elimon, e ha un sacco di oggetti. Quindi facciamo una foto prima a questo, che ha due fari davanti casa. E in più entriamo senza farci vedere dal retro. Qui ci sono due scatole. Vediamo se nel giardino ha qualcos'altro. Tre bare. Perché ha tre bare? Vabbè, tre bare qui, prima foto. E la seconda foto sono questi due palloncini qua. Ma dentro è ancora più pieno. Che cosa sta succedendo? C'è una lampada, ok, lui non c'è. Delle armi qui. Casa di Matti il più bello. Cosa? Voglio vedere se effettivamente c'è anche qualcosa sopra da poter ricopiare. Anche se, mamma mia, ha già messo un sacco di roba. A me non sembra e non si è nemmeno accorto di me. Dunque, corriamo giù, scendiamo e proviamo a ricopiare esattamente accanto, a fianco alla sua casa. Allora, numero uno, che casa è questa? Dovrebbe essere divisa a tre. Quindi
Quindi forse credo che sia questa qui. Sì, dovrebbe essere questa qua perché è identica. Esatto, perfetto. Allora, poi mettiamo il colore blu nella casa. E già questa è identica come roba. E dobbiamo prendere i nostri props per mettere le prime due luci iniziali che si trovano davanti alla porta. Quindi uno e poi due. Ok, una volta qui dobbiamo prendere i nostri bellissimi props e mettere qua sopra una lampada. Cioè, se non mi sbaglio era, c'era messa una cosa del genere. E qui quel cartello super... Cartello molto imbarazzante che è... Ah, ecco, me lo ricordo. Allora, casa di Matti il più bello. Che poi non credo che sia così. Detto ciò, c'erano delle cose nel giardino che erano due palloncini qui e c'era anche la porta aperta al contrario, se non sbaglio. Quindi adesso apriamo anche le finestre in modo uguale a come ha fatto lui. Ok, i palloncini erano colorati in questo modo, quindi li mettiamo. La porta si trovava esattamente in questo modo, aperta di lato. E qui, non so perché questo pazzo aveva ben tre bare messe in fila. Ok, questo sarà un po' più difficile da mettere. Quindi uno, due e tre. E qui, ah giusto, sempre per stare al tema, molto 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 carini e coccolosi, delle armi. Raga, eccoci di nuovo, le case sono uguali. Oh, lui è, se ne è andato un attimo e sta tornando. Cosa sta succedendo? Guardate, ha fissato leggermente la scena per un momento e poi... Perché è andato a casa mia? Fammi vedere cosa sta facendo esattamente. Oh mio Dio, non è che me la vuole grippare, giusto? Cosa sta facendo? Ok, ma... si sta comportando normalmente? Cosa sta succedendo? Raga, lo sto fissando dalla finestra col binocolo. Non so cosa sta succedendo. Sta mangiando le mantine. Lui è tranquillissimo. Non gliene frega niente, completamente. Ok, voglio vedere cosa sta... Oh, mi ha aperto la porta. Tutto ok? Che guardi, vuoi entrare a casa mia? Casa tua? Beh, ma aspetta, io lo dico un attimo, raga. Ma, senti, questa non è casa tua, Ragazzi, non ci posso credere. Ha scambiato la sua casa per l'altra. Non ha visto che c'è la mia immagine qua davanti. Penso che questa sia casa sua. Senti, sì che è casa mia. C'è pure il cartello con il mio nome. Questo l'ho messo io. Ah sì, va bene. Sei sicuro che è casa tua questa? Non è casa mia che io possa aprire e chiudere tutto quello che voglio. Vedi che questa è casa mia? Ah, sì, certo. Senti, amico, quella è casa tua. Ma cosa ti piacerebbe? Ma come ti piacerebbe? Ma non lo vedi che posso aprire tutto? Ci sono dati i permessi, certo. Ma quando mai? Però ci siamo mai visti. Guarda, ti faccio vedere. Io posso togliere le cose, Gli ho fatto vedere che posso togliere le armi. Vediamo cosa ne pensa. Smettila di togliere le cose da casa mia, non grippare. Ma non le puoi togliere se le hai messe tu. È casa tua, giusto? Quindi queste cose le dovresti aver messe tu. L'avrei messo! Ha messo questa cosa a casa mia che adesso non posso più rimuovere. Ora, per favore, puoi andartene. Devo finire di decorare. Ma come finire? Oh, voglio vedere come ci rimane se io faccio questa cosa. Mi avvicino a lui. Visto che è casa sua, io non potrei bannarlo, giusto? E invece... Oh oh, qualcuno ti ha bannato da casa tua! Come la... Come hai fatto? Ma non penso che sia ancora casa sua anche se l'ho bannato. Ma tutto ok? Oh, mi hai rubato casa! Aspetta ragazzi, non ci posso credere. Questo qui è un cretino di quelli cretinissimi. Come mi banni da casa mia? Quindi se io vado a casa sua adesso, ragazzi, posso dire che questa è casa mia e lui non viene? Rimane lì a continuare ad entrare. Mi sono rubata... Ho due case in questo momento. Guardalo! Guardalo che provo a continuare ad entrare! Va bene ragazzi, questa tecnica con quelli che non capiscono molto Roblox mi permetterà di avere due case. Grazie ragazzi. Oh, guarda che bello. Lui che prova a continuare ad entrare e io che ho ben due case adesso. Oh oh, ops, ecco. Bello, rilassante. Abbiamo un'altra cosa da copiare qui al centro. Ho visto che c'è questa qui che è il verde limone. Limonata per aiutarmi a comprare outfit. Ok, guarda, lei mi ha già scritto ciao. Voglio provare a ricopiargli completamente. Che mi ha detto vuoi limonata? L'ho ignorata malissimo. Glielo farò letteralmente di fronte. Numero uno, apriamo gli oggetti. Ragazzi, questa sarà troppo palese. Io spero che non mi venga a interrompere all'improvviso, perché io, se fosse
fossi lei mi arrabbierei molto, molto, molto. Quindi mettiamo il nostro sedere alla limonata. Poi cosa? Due staccionate di lato. Quindi prendiamo le nostre bellissime sbarre qui. Una la mettiamo così ed era bianca. La devo mettere un po' più indietro però, quindi mettiamola. No, non così, ma così. E un'altra di qua di lato. Ok, e ci siamo. Poi ha delle lucine dietro. Ok, non rotonde, quindi dobbiamo ricambiarle. Clicchiamo qua, 1, 2, 3. E abbiamo anche le lucine uguali. Mettiamo i palloncini e copiamo anche la scritta. Oh mio Dio. Allora, dove c'era il cartello? Lo mettiamo di qua noi, ok, perfetto. No, giriamolo. Ogni volta non sono abbastanza brava a posizionare i cartelli per, e i props in generale, per metterli bene. Cosa c'è scritto? Limonata per aiutarmi a comprare gli outfit. Oh, anch'io adesso posso vendere la mia limonata. Guardaci, perfettamente identici. Oh, 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 lo sapevo che sarebbe. Cioè, mi ha fissato tutto questo tempo, ma non ha più resistito. No, no cosa? No che vuoi? Che vuol dire no, scusami? Sto cercando di fare qualcosa di onesto, non puoi copiarmi così. Cambia. Io ora gli scrivo: vuoi della limonata? Eh? Almeno vendi qualcos'altro. Vuoi della limonata? Sono solo 25 centesimi se vuoi. Oh, mi ha messo una casa addosso. Va bene, è una guerra che vuoi aprire. Apriamo una guerra. Ok, uno e... top, prendi questo. Ah, vedi? Adesso siamo ancora uguali. Vediamo ragazzi che cosa scrive. Senti, mi hai copiato a te. È solo colpa tua. Allora, senti, io volevo solo vendere un po' di limonata in pace. E cosa sta facendo? Cosa sta facendo la mia scritta? Guarda, ok, ok. Guarda qui. Aspetta che lo faccio anch'io. Caspita, non lo posso mettere in mezzo alla strada. Fammi mettere questa roba qua. E dobbiamo cambiarla. Aspetta, perché non si mette? Oh, l'ha tolte. Ci stiamo scambiando la cosa. Va bene. Oh, mi ha tolto tutti gli oggetti. Brava, brava, è stata molto intelligente. Ma adesso lo faccio anch'io, guarda. Limonata! Sì, limonata io! Ragazzi, ditemi nei commenti se anche voi odiate essere copiati quando fate qualcosa su Brookhaven. Nel mentre io continuo a fare questa sfida con questa qui, mentre le rovino il business. Prendi questo, mannaggia te, guarda, sto ricoprendo le cose. Tieni, tieni, specchi, luci ovunque!